Ciao a tutti, finalmente siamo riusciti a mettere le mani sulla beta di Project Maestro e nei prossimi video vi faremo vedere in anteprima un po' di funzionalità. Questa che vediamo è la schermata iniziale, abbiamo dei video da guardare, abbiamo dei flow di esempio già creati, oppure possiamo decidere di partire proprio da zero e connetterci a una base di dato. Qui sulla sinistra abbiamo questa barra blu che tanto ricorda la barra di connessione di Tableau. Possiamo cliccare su Add e scegliere una delle connessioni disponibili verso un file salvato in locale sul computer oppure verso un database. In questo caso andremo a utilizzare un file CSV con dati che riguardano le performance di alcuni voli. Quindi scelgo Text File, vado a cercare sul mio computer il file CSV. Ed essendo il file CSV monotabella, ci viene inserito direttamente nell'area di lavoro. Stessimo utilizzando un file Excel o un database in cui ci possono essere più tabelle, dovremmo semplicemente fare un drag and drop e spostarlo nel flow. Una volta inserita una tabella, ci verrà mostrata immediatamente nella parte inferiore questa schermata, in cui abbiamo delle opzioni che riguardano proprio la tipologia di input scelta, in questo caso un CSV, quindi possiamo decidere ad esempio di specificare se nella prima riga ci sono i titoli delle colonne oppure se dobbiamo lasciare a Project Maestro l'onere di creare dei field name, quindi dei titoli fittizi, possiamo decidere qual è il separatore, possiamo decidere se le colonne sono qualificate ad esempio dalle virgolette, il tipo di codifica del carattere e poi la locale. Nella parte di destra invece possiamo togliere o decidere di riaggiungere nel caso il segno di spunta. In questo modo diremo al tool che non vogliamo utilizzare la colonna nel nostro output, quindi se alcune di queste colonne non ci servono possiamo deselezionare. In questo video ci concentreremo sulla parte di pulizia del dato, quindi andare a scoprire e identificare ed eventualmente anche risolvere dei problemi di data quality, di qualità del dato. Vedete che accanto alla tabella che abbiamo scelto abbiamo questo più, ci clicchiamo sopra, possiamo decidere di aggiungere uno step, un'aggregazione, una pivot oppure lo step finale, un output. In questo caso clicchiamo su Add Step e immediatamente vedremo un riepilogo dei nostri dati in cui tutte queste barre che vediamo non sono nient'altro che degli istogrammi che suddividono i valori delle nostre colonne in gruppi e ci fanno capire quali sono i valori più numerosi, quelli che si ripetono con più frequenza. Ad esempio, mi cade subito l'occhio su questo flight number con un valore che va da meno 500 a 0. Se anziché vederli raggruppati in bin, quindi in gruppi, vogliamo vedere il dettaglio, possiamo passare dalla visualizzazione summary alla visualizzazione detail. E andare a vedere uno per uno i valori che fanno parte di questa colonna. Vediamo subito che abbiamo questo 99, molto probabilmente si tratta di voli di test, quindi non sono stati cancellati dal database, però hanno messo un ID del numero del volo assurdo, meno 99, cosa che capita anche nelle realtà aziendali quando ad esempio ci sono dei valori che non intendiamo utilizzare, magari si mettono delle date tipo 99, 9999, in questo modo chi utilizza la tabella sa che sono dei valori da non prendere in considerazione. Ovviamente un numero di volo meno 99 non ci serve a niente, possiamo cliccare con il tasto destro e scegliere Exclude. E andremo a filtrare via tutti questi valori, lasciando soltanto valori che hanno senso. Se andiamo a vedere questa colonna Airline Description, vediamo che non riusciamo neanche a leggere per intero le stringhe di testo e ci accorgiamo immediatamente che sono due colonne unite praticamente in una.
Ogni tanto come divisore abbiamo i due punti, abbiamo lo spazio. Se provassimo a cliccare con il tasto sinistro sulla freccettina verso il basso, come faremo anche in tableau, abbiamo l'opzione dello split. Se proviamo a fare un automatic split, il tool non sarà in grado di effettuare lo split perché vedete che mentre nella stringa di testo abbiamo proprio il nome dell'aeroporto, due punti, spazio e il codice, questa stessa struttura non è riportata anche nel titolo, quindi il tool da solo non sa come deve essere fatto questo split, anziché fare quello automatico andiamo a fare quello manuale. Quindi split value. Custom split, possiamo dirgli che lo split sono i due punti e che le colonne che vogliamo avere alla fine saranno due. Ora, questa colonna airline description originale la possiamo anche rimuovere, non ci serve più, e possiamo fare un doppio clic sul titolo e rinominarlo. Aeroporto e il secondo lo chiamiamo invece codice aeroportuale. Ora che abbiamo sistemato il nome dell'aeroporto, vediamo immediatamente che questo Southwest Airline ha questo underscore davanti e sotto abbiamo degli altri valori. Possiamo cliccare con il tasto destro, fare Edit Value e andare a sistemare il nome dell'aeroporto sbagliato. Però poi se vediamo qua sotto, vediamo che in realtà questo Southwest Airline è scritto in molteplici maniere e quindi quando andrò a fare la mia analisi non potrò vedere questi dati come un'unica entità, ma mi verranno mostrate come tre. Potremmo metterci a fare edit value su ognuno di questi valori e quindi normalizzarli, riportarli tutti nello stesso modo, ma in realtà quello che possiamo fare è utilizzare una funzionalità che si chiama Fuzzy Match sotto Group and Replace. Anziché fare manual selection, possiamo scegliere pronunciation o common character. Questi sono degli algoritmi che permettono di identificare delle stringhe di testo simile basandosi o sulla pronuncia delle lettere oppure sul numero di lettere che hanno in comune. In questo caso sceglierò pronunciation. E vediamo che il tool automaticamente ha preso tutti i Southwest Airline scritti nei vari modi e li ha raggruppati dentro un'unica etichetta, quindi ha creato un vero e proprio gruppo. Ok, ora che abbiamo sistemato i nostri dati, vogliamo aggiungere un calcolo, per capire, quanti di questi voli sono stati fatti all'interno dello stesso stato. Quindi se l'origine e il destination state sono lo stesso, vogliamo un piccolo flag che ci dica, se questa condizione è vera oppure falsa. Ovviamente potremmo fare questa cosa direttamente dentro Tableau facendo un campo calcolato, però perché andare a aumentare il numero di query che vengono lanciate dentro un database se lo possiamo fare già prima? Posso cliccare sulla freccettina di origin state, scegliere create calculated field. Vediamo già origin state uguale destination state e come titolo possiamo dargli same state flights. Avremo quindi questa nuova colonna da cui possiamo già vedere che la maggior parte dei valori sono false, la maggior parte dei voli sono tutti al di fuori dello stesso stato. Ora che abbiamo finito con la nostra fase di pulizia, possiamo aggiungere un nuovo step che sarà un output. La parte bassa della finestra si trasformerà per avere tutte le opzioni che servono per decidere un output, possiamo decidere il nome da dare al nostro file di output. Possiamo decidere il formato TDA, Hyper oppure CSV e possiamo decidere anche dove andare a salvarlo. Mi salverò questo output AFB9, come si chiama, mando in esecuzione il workflow
Wolf farà tutte le cose per le quali io per ora ho visto solo praticamente un'anteprima. E quando avrà finito avrò il mio PDE pronto ad utilizzare. Se abbiamo un tableau server, possiamo connetterci direttamente e pubblicare il nostro dato pulito e preparato direttamente sul tableau server. Questa breve dimostrazione sulla pulizia e la preparazione dei dati si conclude qui. Ci risentiremo a breve con altri video per scoprire le altre funzionalità di Project Maestro. Alla prossima!